Da Cuba agli Stati Uniti d'America. È stato un passaggio emblematico, un ponte che grazie a Dio si sta ricostruendo. Dio sempre vuole costruire ponti. Siamo noi che costruiamo muri e i muri crollano, sempre. Un pellegrinaggio nato in occasione dell'ottavo incontro mondiale delle famiglie e poi allargatosi agli Stati Uniti e a Cuba. Papa Francesco ha dedicato la catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro al suo decimo viaggio apostolico. Pensando anzitutto all'isola caraibica, il pontefice ha rimarcato di aver condiviso col popolo cubano la speranza del compiersi della profezia di San Giovanni Paolo II, che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba, senza più chiusure, sfruttamento della povertà, con la libertà nella dignità. Papa Bergoglio ha poi ricordato le tre tappe degli Stati Uniti, anzitutto Washington, dove tra l'altro ha celebrato la canonizzazione di padre Junipero Serra, francescano, grande evangelizzatore della California e testimone che la strada che conduce alla gioia è quella della condivisione dell'amore di Cristo. Cuore pulsante della visita a New York, sulla scia dei suoi predecessori, la visita alla sede centrale delle Nazioni Unite. All'ONU Papa Francesco ha rinnovato l'incoraggiamento della Chiesa Cattolica nella promozione dello sviluppo e della pace, prima di pregare al memoriale di Ground Zero e di celebrare la messa nel Madison Square Garden. Culmine del viaggio è stato l'incontro delle famiglie a Filadelfia, dove il pontefice ha ribadito che la famiglia, l'alleanza feconda tra l'uomo e la donna, è la risposta alla grande sfida del nostro mondo, che è una sfida duplice, la frammentazione e la massificazione, due estremi che convivono e si sostengono a vicenda e insieme sostengono il modello economico consumistico.